Bella ragazzi, bentornati sul mio canale. Torniamo con il Fuck You Time. Ci stiamo oggi con un ospite speciale. Perché? Perché è finita la scuola. Quella che da 9 mesi ci tartassa di studio, di... Non sto orgasmando, sembra, ma torno a fare la mia parte. Di rottura di coglioni come... Ma per cioè... me no, perché io ho gli esami per la Madonna. Appunto, quindi pure peggio. Quindi oggi siamo qui con questo Fuck You Time perché appunto volevamo un po' parlare della fine della scuola. Quindi voi direte, vabbè, quindi ci ha portato un vlog. No, sti cazzi devo, cioè raga, sinceramente non me ne può fregare di meno dei vlog. Quindi ho pensato al Fuck You Time e quindi siamo qui. Quante volte l'ho detto, con questo Fuck You Time 8. Perfetto. Quindi ragazzi, mi devi far parlare però, se no non finiamo più. Cioè non cominciamo nemmeno. Quindi ragazzi, siamo qui perché appunto è finita la scuola. Quindi ho pensato di portarvi questo nuovo Fuck You Time in compagnia di mio cugino Tiger Shark. Io non so quando abbiate visto la Rischia il Gusto Challenge, ma dovete averla vista prima di questo video, per forza. D'accordo, in questo video ve lo porto a Natale. Poi a Natale la scuola ricomincia. No, a Natale finisce, coglione. Coglione! Cominciamo con le domande. Chiaramente io vi avevo chiesto di farne anche una per lui, una per me, una per noi, una per voi. Ve ne faccio io una domanda per voi. La fede domanda alla fine del Fuck You Time. Ci sta bene, dai. Magari c'è pure l'ospite, chi lo sa. Comunque, allora, dicevamo che appunto noi abbiamo, risponderemo a delle domande, parecchie domande. E quindi cominciamo, direi, con una domanda fine, molto fine, perché Federico Inzaghino Petrolli, che saluto, mi chiede: Fe, ma se il buio è pesto, la luce è astuto? Per me è pesce. Per me non è, per me è Maria Esco. Vabbè, comunque questa domanda ragazzi ha conquistato la mia stima, considerando che Federico l'ha fatta anche a Dredd e Dredd gli ha risposto, quindi raga, di che stiamo a parlare? Questo è, che poi non ho mai capito che significa mettere i piedi in testa a tutti. Cioè vuol dire che seriamente fa così. E quasi uno mette il piede in testa, io gli do un cartone che porco due faccio tornare indietro le 2 stagioni. La seconda domanda me la fa Luigi RH Montuori. Ah, Montuori, no scusa. Ah, Montuori. Montuori che mi chiede. Che cazzo? Che mi chiede quanti anni hai? Allora, ho un anno solo perché non sono abbastanza allenato. Ha anni? Con 2 anni? Esatto. Ah, scusa, sono dislessico. Allora, quanti anni ho? Ho 15 anni. 15 anni e mezzo. No, 15 anni li ho compiuti il 7 novembre e quindi niente, il 7 novembre ne fanno 16. Tu quanti anni hai? Io ho 14 anni. Così tanti, cazzo. Mamma mia! Porca puttana! Mentre la terza domanda me la fa Matteo Mereu. Quanti cazzo di cognomi c'hai? Che mi chiede: Fuck, come quando... Mere Mereu. Non ti distrarre su questo. C'è un perché, no? Quindi, come, quando e perché ti è venuto in mente di aprire un canale YouTube? Grande Fede, sei un mito. Bene, allora, rispondo prima io per rispondere a lui. Allora, come, quando e perché? Che cazzo è? I 5 V. Allora, poi mancava dove? Dove? Ah, dove è a Roma? Dove assoluto. Chi? Come? Come ho aperto? Fatto iscriviti. Federico Marconi. Ah, ma io volevo un nome tipo figo. Che nome? Ma come cazzo si cambia? No, vabbè, devo lasciare Federico Marconi. E così è un po' iniziata la mia avventura. Per chi si chiede perché mi chiamo Federico Marconi, poi adesso potrei... Un banale errore di iscrizione su YouTube. Esatto, poi potrei anche cambiare il nome adesso, ma non credo lo farò. Poi non lo so, nella vita tutto si può fare, tutto si può non tutto fare. Tutto è fragola. Ma non ha senso, perché può essere anche calzini sporchi. Appunto, come, perché appunto... Come rispondo perché, ma sono deficiente? Vabbè, allora, quando? Nel 2013. Nel 2013 perché avevo questa passione, forse non tutti di voi lo sanno, comunque io nel 2012 ho avuto un incidente abbastanza grave, nel senso che avevo la passione che ho ancora per il calcio, il mio sogno era quello di fare il calciatore, poi però in seguito a questo incidente non ho potuto più
più giocare a livello agonistico, chiaramente come avete visto da determinati video ci gioco ancora, ma a livello agonistico non ho più potuto, quindi mi sono buttato su quest'altra passione, ovvero la telecronaca. Io ho cominciato infatti su YouTube con una carriera allenatore con la Roma, e, che tra l'altro è la mia squadra del cuore, con cui ho intrapreso questa mia passione. Molti di voi mi hanno rilasciato anche dei feedback positivi riguardo il mio commento, quindi questo mi ha fatto chiaramente molto piacere. Andando avanti nel tempo, chiaramente le cose sono un po' evolute, adesso vi porto video di più genere, ma comunque principalmente per questo motivo, perché volevo portarvi un po' questa mia passione. Quindi, detto questo, tu perché hai iniziato a fare video su YouTube e quando soprattutto? Allora, il quando mi pare nel 2014 seriamente. Mi pare, è tanto tempo fa. Cazzo, c'era Alzheimer, cioè. Sì, comunque nel 2014. Nel 2014 seriamente, perché mi ero iscritto a YouTube con l'idea di fare un canale nel 2013, ma nel 2014 l'ho presa seriamente. Però non devi parlare con me, devi parlare con loro. Guarda, il buco giusto. Sta qua. Tu non li conosci bene i buchi, a parte i tuoi. Vabbè, ho capito, ma tu abbassi su tutto, però. Perché non avevo un cazzo da fare, giusto, 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 giusto. Come? Non puoi dire queste cose, cioè fai finta perché avevo qualcosa di serio, qualche contenuto da portare su YouTube, non puoi dire. Ma io sono fatto così, loro mi devono conoscere. Tu sei proprio fatto, e questo è il problema. Andiamo avanti, e la quarta domanda ce la fa Sergio Hernandez, che ci chiede: qual è il nostro cantante preferito? Qual è la nostra marca di scarpe preferita? Qual è il nostro giocatore preferito? Quando è che fa il pacco dei cazzi? Allora, cominciamo a vedere, manco mi ricordo. Allora, il nostro cantante preferito, il mio cantante preferito. Guarda, cominciato io, poi sono messo solo. Allora, il mio cantante preferito essenzialmente è Mischilla. Il tuo? Ah, non vuoi raccontare qualcosa? Essenzialmente lui e poi basta. No, vabbè. Per questo non sai essenziale. Che stronzo. È essenzialmente lui, perché allora, devo dire la verità, la prima canzone di Mischilla me l'ha fatta conoscere lui. Me la ricordo. Quale? Scordarmi chi ero. Pensavo a te. Basta, sono stai zitto e ti metto il copyright. Sì, perché canto io la Madonna, mi sono. Vai. Vabbè, scordarmi chi ero, e da quella canzone è nata questa passione per Mischilla. Infatti il mio telefono è pieno di sue canzoni. È piena? È pieno. Di sue canzoni. Il tuo invece? Ma io non ho un cantante preferito, ragazzi, è come quando mi chiedete qual è il tuo youtuber preferito. Vado a periodi, perché Mischilla mi piace molto, c'è stato un periodo in cui ascoltavo solo lui, c'è stato un periodo in cui ascoltavo solo Vasco, c'è stato un periodo in cui ascoltavo solamente gli orgasmi di Sasha Grey. Poi la marca di scarpe preferita, l'Adidas. Comunque nella mia vita ho avuto essenzialmente più scarpe Adidas che altro. Adidas e Nike, vabbè, sono anche le più usate, quindi penso Adidas, nel dubbio. La tua? Nike. La tua ciabatte con i sandali. Che cosa ho detto? Vabbè, il mio giocatore preferito è sempre stato Ibra, perché io, anche voi avete visto, sono comunque, diciamo, non grosso, però sono abbastanza alto. Per il ruolo che facevo quando giocavo a calcio mi ispiravo a lui. È chiaro che tra me e Ibra, regà, cioè, magari che stiamo a parlare. Il tuo giocatore preferito? Non mi rispondere di Tacchio. Vabbè, come lui ci sono stati periodi in cui si alternavano Messi e Ronaldo, anche perché io non seguo praticamente mai le partite, quindi non tifo e non ho un giocatore preferito in particolare. Diciamo che seguo la massa. Vabbè, comunque, adesso ti faccio una domanda intelligente e interessante, ma anche a voi. Secondo voi, la svedese la pensa così? Secondo me no, ma è molto semplice. Ogni volta che succede qualcosa, ricordatevi che la svedese non la pensa così. Mai. Ok? Questo lo dovete tenere a mente per i prossimi anni, decenni, secoli, fino a quando di voi non resterà che un ricordo.
Detto questo, la svedese non la pensa così, è chiaro, carissimo Leonardo, che ti saluto anche, mio compagno di avventura Romix, e in Inghilterra, assieme alle svedesi, cioè tutto torna, no? Io mi collego a questa domanda con un'altra, sempre di Leonardo, che mi chiede: ma le due sventole su Omegle, le hai più beccate? Purtroppo no, comunque, visto che abbiamo reso pubblica questa domanda, le sventole sarebbero... la sventola sarebbe... quella carissima fanciulla Roscia trovata da Dread nel video di Omegle, che vi lascio in descrizione, così faccio un po' di pubblicità a Dread, che è un canale piccolo, dovrebbe crescere un po'. È come se ha pochi iscritti, no? Esatto, io la faccio apposta come video. Cazzo, io. Già è tanto che lo nomino a Dread. Quindi, vabbè, andate a vedere quel video se non l'avete visto, se l'avete visto, raga, avete capito di cosa parlo. E l'ultima volta che Dread è andato su Omegle, purtroppo non l'ho trovato, però ho trovato lei con un'amica ed è stato bellissimo. Siamo stati tipo mezz'ora a parlare e poi non me l'ha data. Però diciamo che comunque penso che stia anche guardando questo video, quindi ciao, un bacio. Christian Ortoleva mi chiede: Fede, hai mai giocato all'Xbox One? Cosa ne pensi, grande Fede? No, non ho mai giocato all'Xbox One, o forse sì, da un mio amico. No, comunque no, ti dico di no perché se ci ho giocato non mi ricordo, quindi no. E Valerio Cola Francesco, il down. Non è per lui, poverino, è perché tra down si capiscono. Mi chiede: che ti aspetti da FIFA 16, grande Fede? Sei in grande. Rispetto a FIFA 16 mi aspetto tanti miglioramenti. Mi aspetto tanti miglioramenti, però dipende, perché FIFA è un bel gioco dal punto di vista della grafica e del gameplay. Perché comunque, cioè, se noi pensiamo a cosa hanno costruito praticamente un gioco bellissimo, perché comunque rispecchia quasi dappertutto, in tutte le sue parti, la realtà. È un vero e proprio simulatore di calcio perfetto. Solo che poi ci sono quei problemi che ti fanno anche un po' incazzare, che sono tipo momentum, script, bug di merda. Morti improvvise in campo e non anche in casa. Che essere legati ad aggiunte di cose tipo non stronzate come le nazionali femminili, che non so chi le userà. Probabilmente solamente chi sarà arrapato e vorrà farsi delle seghe davanti alle partite femminili. Ok, Sergio Hernandez ci fa un'altra domanda e questa volta è per tutti e due. Prima pure, sì. Quindi questa volta però lo mette in chiaro. Allora, per Tiger Shark, ti sta simpatico tuo cugino? Beh, dipende. Come non c'hai alternative, perché... o come cugino. Vabbè, tu di poi in caso vedo che rispondi in maniera troppo clamorosa. Esatto, vai. Allora, dipende dai punti di vista. Vai. No, ti ascolto, vai. La stai dicendo come, cioè, YouTube? Ti fa ammazzare dalle risate quando sta in giro, soprattutto quando c'è mio padre che ci gonfia di botte a tutti e due, incredibile. Poi come youtuber, uguale quando fai video. All'inizio no, quando hai aperto il canale eri troppo serio. Ora ti sei sciolto un po' e... fai ridere. È la droga. Per Federico Marconi, che poi sarei io, qual è la tua materia preferita a scuola? Nessuna. Che c'è, una domanda di riserva? Allora, ultimamente in particolare mi è capitato di legare con vari youtuber, nel senso mi è capitato di conoscere vari youtuber grazie a questa Spring Cup, ovvero un giorno sono stato invitato da Home HD Gamer a partecipare, ha invitato me come altri 7 youtuber, chiaramente poi ci siamo ritrovati sul gruppo di WhatsApp, nessuno conosce nessuno, ma piano piano sto conoscendo un po' tutti. È una cosa che mi fa piacere e che penso che possa darmi una mano a crescere, perché comunque sono youtuber anche molto più importanti di me. Penso che comunque quello con cui abbia legato di più è senza alcun dubbio Rudy Zlatan, che saluto, perché ci prendiamo sempre in giro, ci sfottiamo, è venuto anche a casa mia un giorno, stiamo preparando una nuova serie insieme.
Io ho fatto un culo così nella Spring Cup. Quindi sono cose belle che capitano. Però al di là di questo, quello con cui ho legato di più, a parte il down di T-Rex, che... Però comunque al di là di questo, sono stati a parte, Rudy Zlatan è il mio prescelto. Ok, possiamo arrivare a concludere questo Fuck You Time con l'ultima domanda, che non è rivolta a me ma è rivolta all'ospite di questo episodio. La fa sempre Valerio Colafrancesco, che chiede: Tiger Shark, a quanti sono arrivati gli iscritti? No, ce me li ricordo, più o meno 33. Come gli anni di Cristo! Ma li fai video? Si sono iscritti al mio canale, incredibile! Incredibile! Questa è la mia intelligenza. Sapete queste cose cosa mi fanno venire, raga? Cioè, quando sento queste cose, quando sento queste cose di Tiger Shark, che ci emoziona sempre con queste avventure, se lo sapete, qual è la mia reazione? Ho il cazzo duro! Siamo arrivati finalmente alla fine di questo Fuck You Time, stavo per dire per opening, è tutta la sera che edito. Siamo arrivati alla fine di questo Fuck You Time, quindi vi invito a lasciare come al solito i vostri like. Se questo video vi è piaciuto, ditemi se volete ancora in un mio video Tiger Shark, perché ormai ne abbiamo fatti troppi, siamo per superare il limite, da poco devo cominciare pagando pure lui. E quindi niente ragazzi, se non siete già iscritti al canale, passate al canale di Tiger Shark che trovate in descrizione. Bella.